Bene, buonasera, benvenuti. Quanta gente nuova. Posso vedere le mani di quelli che arrivano qua per la prima volta? Bene, si sente. Questi sono in vendita, sono i quadri, certo, battuta d'asta, stasera c'è la battuta d'asta, ma ce n'è di fuori. Ok. C'è qualche ragione perché parlate? Grazie. Questa sera voglio iniziare questo nuovo ciclo di incontri, che ripeto, non è un corso, sono incontri, io non faccio corsi. A me interessa la rivoluzione. Io osservo un'umanità che fa schifo, che ha ritardato di molto quello che potevano essere lo sviluppo suo potenziale. Opinione personalissima, può darsi che qualcun altro dica no, stai tranquillo, è normale, è quello che è previsto per quanto riguarda i cicli cariologici, cioè di maturazione di un'umanità. Sta di fatto che sarà anche così, ma la storia ci insegna che se di quando in quando non arriva qualcuno a dare due scossoni, le cose non si muovono. E siccome parto da un presupposto molto semplice, per nulla profetico, nel senso che sono questioni di coscienza, tu osservi una cosa e puoi fare due cose, silenzio assenso, cioè quindi nel momento in cui io, potendo fare, osservando quello che accade, potendo fare delle cose, accetto di non farle, quindi di restare in silenzio e anch'io farmi cullare dall'andazzo generale, come si può chiamare, strada di minor resistenza. Oppure, ma non lo scegli, non è una scelta intellettuale, oppure osservando tutto quello ti bolle talmente il sangue che non puoi restare in silenzio, e quindi questo si chiama rivoluzione. La rivoluzione non ha bisogno di denaro. Lo scambio tra le persone avviene in un altro modo, è uno scambio che tutti insieme otteniamo una visione nuova, e in quel senso migliora la società, migliora l'umanità. E uno dice, cazzo sei, Miss America, che quando, no, avete mai visto, quando vince Miss America, la prima domanda che gli chiedono a Miss America, che cosa, qual è il tuo desiderio? La pace del mondo. Uno dice, chi cazzo sei, Mister Universo? No, normale, vi sarete trovati, mi auguro per voi, perché se non vi siete trovati in una situazione simile, significa una cosa sola, che voi arrivate qua a rimorchio e vi aspettiate che qualcun altro vi trascini da qualche parte. E questo è una situazione pericolosa che io cerco ovviamente in tutti i modi di evitare, perché non è il mio interesse, mentre magari altri trovano questa cosa molto utile, interessante, perché è produttiva anche dal punto di vista di ritorni economici o anche di prestigio, visibilità e tutto il resto. Per cui spero e mi auguro che almeno il 99,9% dei presenti si sia trovato almeno una volta, ma una volta non basta, più volte nella sua vita, nella condizione di vedere delle cose, avere coscienza
che vuol dire accorgermi veramente che c'è un bivio lì e non poter restare in silenzio. E quindi a quel punto, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità, perché ognuno di noi, cioè non è che sono nato scienziato così, come ognuno di voi avrò iniziato, che ne so, facendo la rucola nell'ufficio, vedi l'ingiustizia, è il collega che lavora e va avanti, non viene premiato, quello leccaculo viene premiato, parlo di cose banali, e a un certo punto tu che vedi tutto questo non ci puoi stare in silenzio e tiri fuori, capisci? Piano piano nel tempo le difficoltà aumentano e quindi ti ritrovi all'improvviso che invece di dover dibatterti per l'occupazione, il posto di lavoro di qualcuno, ti trovi che ti sei messo in testa un'idea meravigliosa, questi sono miei, non sono come quelli di Cesare Ragazzi, che è quello che aveva le idee meravigliose, però capite, ci troviamo un po' in questa situazione. Premesso questo, una delle cose che mi interessa per quello che questo inizio va a parte un po' da questa cosa, stasera vorrei iniziare a parlare di quale sarebbe dovuta essere la scienza attuale di quest'umanità, cosa che non è potuta accadere per svariate ragioni che osserveremo anche durante il proseguo di tutto l'incontro e che ha molto a che vedere con tutti quei meccanismi di controllo che abbiamo già estrinsecato nelle puntate precedenti, si direbbe, e che comunque hanno a che fare proprio con, vediamo se riesco a farmi capire, cioè io non ci credo, capite? Io non ci credo al complottismo, non ci credo alle entità superiori, aliene, extraliene, che ce l'hanno a morte con te. Avete l'idea delle dimensioni di questo universo? Io non ci credo, io credo che rasoio di Occam, tra le due possibilità, quella più semplice tende a essere quella più vicina alla verità. Cioè io credo che a un certo punto, quindi non credo a quello, ma credo che a un certo punto l'umanità non si è accorta che stava cambiando, un po' come in Matrix, tanto per citare un film a caso, quando Morfeo dice grande fu la magnificenza mentre davamo al mondo IA, la cui sinistra coscienza ha generato un nuovo tipo di macchine. Le macchine non sono necessariamente chissà quali, poi dopo c'è, ma i centri di potere, la massoneria, le lobby, l'Islam inteso come terroristi, prima che qua la prossima volta fanno l'attentato anche qua dentro. Tutte queste cose sono effetti collaterali di un problema fondamentale che sta alla base dell'essere umano, che è la sua psicologia. O, come dice giustamente il caro Gurdjieff, il suo psichismo. Perché la psicologia è qualcosa che ha a che fare con psiche. Psiche è l'anima immateriale, insondabile, non percepita dai cinque sensi, che vedremo stasera, non sono cinque, sono molti di più, ma non perché c'è il sesto senso, il settimo senso, no, qua già fisicamente ci sono sensi di altra natura. Okay. Che sono sperimentabili, verificabili e ci possiamo arrivare, perché noi dobbiamo ritornare di nuovo con i piedi per terra, che tutte queste puttanate di spiritualità stanno crescendo a dismisura, non si può più guardare, sono diventati un sistema di controllo, anche questi, però ripeto, anche quello effetto collaterale, quindi come li mettiamo qua, centri di potere, massoneria, politica, lobby, tutto il cazzo che ti pare, corporation, pseudo-spiritualisti, corsisti, a più non posso, sono tutti effetti collaterali di uno psichismo di fondo, che
si è andato a produrre chissà in quale momento della storia, di cui noi non ne abbiamo assolutamente traccia né archeologica né testimoniale di quello che cacchio vi pare, per una ragione estremamente semplice, che mano a mano, perché vedete, ma anche voi avete coscienza di essere condizionati? Più o meno, ve la raccontate, perché se capiste veramente quanto siete stati condizionati, comincereste a sentirvi veramente male, perché vi accorgereste che molto di quello che credete di essere, cazzo, non sta in piedi, è parte integrante del condizionamento, del tuo psichismo, cioè il modo con cui tu interpreti le cose, cioè il sistema cognitivo col quale tu sei stato. Un po', sistema cognitivo è le regole, sistema cognitivo è tutta una serie di programmi. Usiamo sempre l'analogia e corrispondenza. La ragione per cui noi oggi facciamo una fatica porca a capire che siamo condizionati è perché il processo di condizionamento è stato lento e progressivo, come la gocciolina cinese, che apparentemente è lì. Ci avete presente? Una goccia d'acqua sulla testa, quanto ti può fare? Niente. 21 anni con quella goccia sulla fronte, non ce la fai più. Non ce la puoi fare più. Poi, se pensi che dopo tutto il resto è solo in discesa, cioè anzi, o in salita, dipende dai punti di vista, ok? È tutto relativo. L'unico momento in cui possiamo applicare la relatività di Einstein, per il resto la possiamo buttare nel cesso, ancora non si capisce come facciano a sostenere e insegnare questa cosa, quando ormai è sgretolata completamente, cioè non sta più in piedi. Vabbè, procediamo. Per cui diciamo, no, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, cicli di 7, di 6, mettitela come ti pare, alla fine piano piano si creano quei nuclei, vi ricordate i famosi tre cerchi di costrizione? Io dico, vi ricordate, qua il 70% è nuovo, vabbè, allora speriamo che, nel senso che la prima influenza che tu ricevi è il tuo nucleo familiare, dove tu ti sviluppi, le persone che sono parte, quelli che ti hanno dato la vita, guarda caso il nemico numero uno sta là. Poveretto, non c'entra un cazzo, se tu nasci in una società di gente condizionata, cosa vorrei che ti faranno questi? Con tutto il bene che ti vogliono, ti inizieranno a condizionare, a riempirti di un mare di regole. Primo anello di costrizione, il nucleo familiare. Poi inizierai, infatti ho studiato perfetto, a parte che cercano un po' d'accelerartelo adesso, siccome mamma e papà hanno un sacco di cazzi da fare e quindi ti spediscono subito al nido, quanti anni c'hai? Non hai fatto 9 mesi, sei già al nido e quindi viene accelerato, quindi potete immaginare il secondo anello di costrizione, che è il momento in cui tu cominci a interagire con le altre persone al di fuori di te. Terzo anello di costrizione, mondo delle relazioni. Vai a scuola, quindi ti infilano altro pacchetto di regole, di situazioni. A 21 anni il mostro è pronto, cioè lo schiavo è pronto. Se poi vai all'università sei proprio recidivo, decoccio, cioè c'hai proprio voglia del quarto anello di costrizione perché non ti è bastato quello che ti hanno fatto fino adesso. Vabbè, de gustibus, non disputandum est. Quindi a questo punto viene il terzo anello di costrizione, che sono le regole del mondo, quindi il sistema, come ti devi comportare all'interno di questa cosa. Questo è nel singolo individuo, nella vita di un singolo individuo. Guardate che se voi riuscite a tenere il filo diretto con questo esempio, capite, senza bisogno di avere particolari informazioni, ripeto, archeologiche o documentali, sul fatto che all'umanità è capitata la stessa cosa. Questo non è il tempo della vita di un individuo, quello che ho appena messo sulla lavagna, questo è il tempo della durata dell'esistenza di una persona. Cambiamo l'oggetto, il tempo dura durata di un'umanità, non è più l'individuo, è la durata di un'umanità.
inizia un'umanità e a un certo punto qualcosa, quindi grande fu la magnificenza mentre nascevamo. Mentre nascevamo, IA è proprio la possibilità di manifestare un'intelligenza che va al di là dell'intelligenza dell'animale, che è già qualcosa che assomiglia a una consapevolezza. Stiamo parlando di coscienza, cioè una macchina in grado, questo l'ho già espresso in altro caso, però ripetiamo, no? Ripetito iuvant, dicono, oggi è tutto latino, guarda, no? Mi ricordo anche le cose che scrivevo a scuola. È il Todeschini mi fa questa influenza, io ormai in questo periodo sono posseduto da lui, secondo me ogni tanto mi entra Todeschini dentro, mi manda, vedo delle cose, poi sparisce Todeschini, che vita insulsa, torna a possedermi un'altra volta. Va bene, comunque, abbiamo già detto in altro, no, mi piace, è fantastico, io vi parlerò, cioè ormai mettetevi in testa, quest'anno vi spacco il cranio con la psicobiofisica, perché è la scienza che l'umanità, alla quale sarebbe dovuta pervenire l'umanità se non ci fossero state delle deviazioni nel suo percorso di crescita, ripeto, non necessariamente dovute a gruppi specifici di potere con interessi, perché lì richiederebbe un'intelligenza che questi non hanno. Purtroppo è determinato dalla distorsione che nel suo processo di crescita l'umanità ha raggiunto e per cui ha prodotto queste cose. Mi faccio capire, così la tagliamo corta per la testa. Se questo qua ti spiega come funziona l'universo e quello che dice su quello che è la materia fisica, cazzo, è quello. Ragazzi, questa è la Bibbia. Questo libro qua è come la Bibbia. La Bibbia è un libro sacro. Che cosa sono i libri sacri? Sono quei libri che sono in grado di aiutarti a te a capire chi sei. Questo libro è un libro sacro. Psicobiofisica. Apro la parentesi. Non mi cominciate a scassare i coglioni per posta elettronica a dirmi dove lo trovate. Ve la dico subito. Circolo, così sono cazzi adesso del Fiorenzo, circolotodeschini.it, scrivete a Circolo Todeschini e vi vedete come trovare il libro. Ok? Fine, chiusa la parentesi. Io rimando attonito, guardate, sono forse non arrivo a 2 mesi che ho iniziato a studiare queste cose per ragioni personali. Non sono neanche arrivato ancora in fondo. Ma leggendolo, e io sono un omuncolo qualsiasi, non ho studi universitari, non ho chissà quali capacità scientifiche per capire dei ragionamenti o mettere lì formule matematiche o via dicendo, dopo ve lo ripeto, inizio dei ragazzi, cioè proprio questa è ingordigia, così, boh, come si chiama? Cioè, state qua, non ve ne andate. Non permettete a quell'alieno nella testa di spostarvi. Perché ve l'ho già detto tante volte, quello che succede negli incontri, la ragione per cui i libri funzionano ma relativamente, è quello che si processa a livello di comunicazione non verbale. Se voi rimanete agganciati lì, dopo vi ricordate tutte le cose che vi ho detto. È quella la bravura che dovrebbe avere un insegnante a scuola, non è quella di spaccargli i coglioni con le slide all'università, non c'è più uno che fa la lezione a spiegare alle persone, cioè quindi trasmettergli quel sapere, quella conoscenza che lui ha assorbito, invece di continuare a rimandare dei riferimenti, perché la sua capacità è proprio quella, trasferendo la sua passione, i suoi studenti ricostruiscono poi l'informazione di superficie. Ritorniamo a questo. Quindi, ripeto, senza ne sopperiti in informatica, stracciato 36, calcio nel culo, proprio l'ultimo degli ultimi, legge questo libro e dice, puttana, ma è così. E la domanda dopo dici, ma scusa, qualsiasi scienziato, quindi una cultura, una preparazione diversa, migliore della mia, quando legge questo libro deve impazzire. Come minimo deve impazzire, dice, cazzo, è vero, è troppo vero. Quindi significa che non l'hanno mai aperto.
non hanno mai voluto neanche leggere, cioè è stato messo via così perché non deve essere letto. Perché non deve essere letto? E qui veniamo al nodo. Perché? E quindi vedete che la meschinità non è degli effetti, la meschinità è proprio insita nell'uomo, perché l'umanità ha fatto tutto un processo nella sua vita di sviluppo che lo ha deformato. Per quello ho iniziato in quel modo. Cioè il tizio, se lo legge, sapete cosa deve fare? Immaginatevi professore di fisica, cattedra di fisica della, qual è l'università più figa che abbiamo in Pisa, Italia? Pisa, normale di Pisa. Bellissimo, grazie, fantastico. Sta pure storta, là. Ci sarà un problema di storta. Cioè invece di andare dritto si è stortato. Come cazzo ha fatto a stortarsi? Capisci? Vabbè, lasciamo stare. Scusate, mi cado di pantaloni, ho perso un po' di chili. Ultima, non so se si vede. Quindi, il caro professorone di fisica, il topo di biblioteca che insegna alla normale di Pisa, dopo che legge quello, sapete cosa deve fare? Deve andare in aula dai suoi studenti e dirgli: ragazzi, vi chiedo perdono, ho raccontato per 40 anni solo stronzate. Capite che a quel punto questa cosa non è fattibile, proprio per come è il percorso storico di questa umanità. Per cui a un certo punto, capite, IA, grande fu una magnificenza, cioè deve essere accaduto qualche cosa come è accaduto qui, per cui abbiamo iniziato ad acquisire questo psichismo di cui tante volte ho già detto la base più importante è l'importanza personale. Come faccio a tenere l'importanza? È sempre sotto gioco l'attenzione, bisogno di considerazione, e da lì si lega tutto: potere, denaro, sesso, perché sono leve. Sono leve, e quindi da questa roba qua, questo è lo psichismo. Non avere più quel coraggio di dire mi sono sbagliato. Provate a pensarci, ma lo facciamo tutti i giorni. Quando uno te becca in castagna, piuttosto ti inventi l'impossibile. Ma non lo so, ma vi ricordate? Ma provate proprio senza voler entrare nel. Quando eravamo bambini, che tu, che ne so, buttavi il vaso per terra, hai arrivato tua madre che te vuole menare, e tu che gli dici: hai buttato il vaso? Non lo so, stato io, guarda, è stato il folletto della vicina, oppure è stato il gatto di quella, è stato il gatto? Non sono stato io, con tutto che t'ha visto, capite? E allora lì capiamo, no, ve lo ricordate, io faccio sempre lo stesso schema, giustificarsi, e quindi imparo a giustificarmi, cioè a raccontare balle, solo che all'inizio racconto balle per sopravvivere, perché cazzo sono schiacciato, capite? Io nasco già in un recinto dove tutte le altre scimmie cercheranno di farmi un bucio di culo così. Ve l'ho già raccontato in altre occasioni il discorso dell'esperimento con le scimmie che vengono fatte, no? Queste scimmie dentro questo spazio, che una scala in mezzo e delle banane, e queste corrono, figurati, ci potevano credere. Tutta questa bella cosa, a un certo punto, che fanno? Giù cascate d'acqua, fino a quando nessuna scimmia tenta più di fare quella cosa. Questo è l'episodio X, diciamolo così, che deve essere accaduto, che in questo momento, secondo me, non abbiamo dati storici, tanto più che la storia l'hanno riscritta questi sulla base di quello che te devo nascondere, perché sennò iniziamo a capire altri fatti, capite? Sempre per importanza personale, doversi nascondere, celare, timore, e quindi non si sa un cazzo se una parte dell'umanità è iniziata a fargli il culo a un'altra. D'altronde non andiamo tanto lontano, gli ultimi 2-3 mila anni di storia di che cosa sono fatte se non di queste cose? Un popolo che conquista un altro, lo rende schiavo, lo fa lavorare per lui. Dov'è la novità? Non c'è. È proprio la storia umana costernata di queste cose. Il grande colpo di genio, semmai, è nell'era moderna, dove a un certo punto, quando si sono accorti che comunque non te riuscivano sempre a tenere, perché ogni tanto spuntava qualche testa di cazzo che ci aveva in mente di fare la sua rivoluzione, che vedeva le cose, non ce la faceva stare con la bocca zitta, e quindi
pensate, no, Giordano Bruno, che ne so, no, ce ne avete di nomi, li sapete anche voi. A un certo punto dicono, questa cazzo di anomalia sistemica, vi ricordate l'architetto che dice, con tutto che io mi sono sforzato di fare quello che ho fatto, non sono mai riuscito veramente a risolvere questa anomalia sistemica che è sei te, scassa coglioni, che sei arrivato mo nel mio laboratorio, no? Vi ricordate la scena dell'architetto famosa? Che cosa ci sta dicendo? A un certo punto riescono a trovare il meccanismo, nel senso che io invece di soffocarti a te, creo tutta un'altra cosa. Allora, niente più guerre, la pace, che poi non è vero perché il resto del mondo sta ancora za za za, ma tu non ne sai niente. Creiamo questa bolla dove c'è privilegio, c'è la democrazia, sei libero di fare il cazzo che vuoi, poi dopo però intanto passo 14 anni della tua vita, se non 21, a continuare a dirti che cosa in realtà sei libero di fare, però te lo passo sempre, continuo a passartelo in modo subliminale, così tu ti convinci che l'hai scelto tu. Capite? Filippo che dice l'anima è stata ingannata, dopo lo capiamo, Todeschi. Va bene, andiamo avanti in questa cosa. Sì, sono stato invitato via al convegno, ma non potrò mai parlare in questo modo al convegno, perché come faccio a alzare i bracci? C'è un'idea lì, ci saranno dei professoroni, io mi metto a fare cazzo, puttana, cioè mi faccio peggio che finirà che guarda, vado con la relazione scritta e la leggo, così almeno tanto simile. Va bene, torniamo qui. Allora, l'anomalia sistemica a un certo punto te la sistemo io, pensa il coso, gli psichisti, i psicopatici. Dicono, ecco, facciamo questa cosa, tutti è liberi, iniziamo a stimolarli in un altro modo, tanto ormai abbiamo capito, li abbiamo studiati, li rivestiamo di bei vestitini, li riempiamo di un sacco di bisogni inutili che inseguiranno per tutta la vita, perché poi non ci avranno mai soldi per comprarlo, competizione, cose, via. Finisce, non c'è più cooperazione, collaborazione, non esistono più, c'è la solidarietà. Dove cazzo è la solidarietà? Ma la solidarietà, che cavolo ne so, è che il tuo vicino, esci di casa, c'è il tuo vicino con le lacrime agli occhi, non c'ha più soldi per pagare l'affitto, dici, ma quanto ti manca? Sono 500 euro, aspetta un po', guarda, oggi ho preso due soldi di più. Entri in casa e gli dai sti soldi e te ne vai, cioè, capisci, no, il tuo vicino manco lo guardi, anzi lo vedi piangere, fa testa bene perché il tuo gatto mi ha cagato dentro i vasi e tutto, testa bene quello che ti è capitato, capite? Il livello, il binario, e questa trasformazione, capite, è avvenuta poco alla volta, come la gocciolina cinese. E anche quindi, come fai tu a individuare un responsabile se la vita media di un individuo oscilla intorno agli 80 anni e nel passato era ancora meno? Cioè, che se sono passati il testimone? No, è un virus che tu ti trasmetti di generazione in generazione, come quelle povere scimmie che a un certo punto non fanno più nessun tentativo di andare a prendere le banane. E cosa fa lo scienziatone? Che, perché quello sai perché studia le scimmie? Perché te sta studiando a te. Prende e fa, comincia a togliere una scimmia e ne mette una nuova. Che cosa significa mettere una scimmia nuova all'interno della storia dell'umanità? Significa introdurre una nuova nascita. Cioè, quindi, una nuova generazione, dopo quella di quelli che hanno pigliato le mazzate, arriva una nuova generazione, non sa nulla, vede le banane e parte. Non c'hanno più bisogno di buttare l'acqua, perché le altre scimmie la cominciano a menare e dire starti ferma perché se arrivi da sopra qua arriva l'acqua e ci ripetiamo tutti. Piano piano le sostituiscono tutte, che vuol dire che nel tempo le generazioni cambiano e quelli che ci sono lì sono belle vestiti, bei vestiti, e non sanno più manco che esistano lì le banane. Perché? Perché ormai in secoli di storia nessuno si è più preoccupato di guardare il cielo, di alzare lo sguardo. Hanno tutti lo sguardo mesto, guardano solo per terra, guardano solo i loro interessi, guardano solo a portare a casa la pagnotta. Fanno un lavoro di merda che non sopportano più, ma pur di avere stare. Ma che cazzo di vita è questa? E mi vuoi dire che non sei schiavo? Capite? È un po' diverso.
E quindi ci fanno tutto questo gioco. E la cosa veramente totale in questo momento poi storico particolare è che anche se spunta un cazzo di rivoluzionario, non gliene frega niente, perché sono tutti talmente rincoglioniti che tanto questo ha effetto zero, efficacia zero, e anche se porta un po' il resto è tutto già sotto controllo, non c'è problema. E poi se esagera troppo non lo ammazziamo, perché se lo ammazziamo convinciamo gli altri che quello c'aveva ragione, e quindi lo lasciamo sbraitare, magari lo iniziamo a ridicolizzare o, come per Todeschini, lo ignoriamo. Ci inventiamo una puttanata. Ragazzi, Wikipedia si rifiuta di fare la voce su Todeschini. Se vi andate a guardare in Wikipedia la voce di Marco Todeschini, vedrete quattro cagate, ma andatevi a leggere dove c'è la discussione dietro, dove ci sono fiori di ricercatori seri che gli fanno le pulci, e questi, sai perché? Perché non è una scienza. Hai ragione. Non è la tua scienza di merda materialista, è una scienza unitaria avanzata, teoria delle apparenze. Non è quello che ti dico, cioè quest'uomo mette insieme filosofia, mistica, scienza e arte, perché attraverso, fa tutto un percorso. Questo è un uomo incredibile, è stato minuziosamente, si è andato a studiare tutti i filosofi, tutta la scienza pregressa. C'è letto tutti. Galileo ha alterato completamente. Lo stesso Galileo parla comunque di queste qualità secondarie e qualità primarie. La qualità primaria è la qualità oggettiva della materia, le qualità secondarie sono invece la soggettività delle sensazioni dell'uomo, che non sono della materia. Che ti sta dicendo implicitamente? Anima. Finiamola con le stronzate che c'è chi c'ha l'anima e chi non ce l'ha. L'anima dei mortacci tuoi, ce l'avete tutti l'anima, tutti siete anima, perché questa macchina biologica per funzionare c'ha bisogno di un guidatore. Che sto guidatore è un pezzo di genio o è un mongoloide è un altro problema, ma quello lì qua dentro nel terencefalo c'ha il suo alloggio preciso e guida la macchinetta dalla mattina alla sera, e vi spiegherò come Todeschini arriva scientificamente a dimostrarvi tutto questo. Quindi siamo, capite, siamo veramente la scienza che l'umanità meritava. Ragion per cui, e perché Wikipedia lo fa? Perché è una lobby di potere, perché è complottista? No. Prestigio, non si possono, se accettano quella cosa devono buttare tutte le voci scientifiche che hanno, e quindi come fai? Oppure provare a riguardarle alla luce di questa roba qua, che è precisa. Io veramente è un po', so che il testo non è facile reperibile, da reperire, l'unica persona che ce l'ha è la figlia, perché non viene stampato più, cioè c'è un'idea. Sto libro non c'è più un editore che lo stampa, ci sono gli scaffaloni che la figlia di Todeschini, che è ancora viva, fenomeno, ha questi scatoloni con ancora dentro alcune copie stampate di quando a suo tempo è stato fatto, perché se no voi non lo trovate, ok? Per dirvi la questione di come funziona. Vabbè, ritorniamo un po'. Com'è? Ma si può digitalizzare, distribuire. E perché gli facciamo una porcheria simile a sta donna? No. Che è quello che è l'unica entrata per continuare a mantenersi che proviene dalla vendita di questi libri? Per esempio, no? Magari avrà anche altre cose, non lo so, avrà anche una pensione, però, capisci? Senza l'autorizzazione, io direi che uno. Da bravo, no? Quanto costa uno smartphone? Quanto costa uno smartphone? Non so. 100 euro? 150? Xperia U 159,99? Ne spendi con 120-100 euro. Marco Todeschini. Lo so, non è lo smartphone, non te lo puoi portare in giro, e le pagine non girano così. Purtroppo ti ha detto male, se fai così le strappi, perché devi pure usarlo con una certa cura, perché tende a aprirsi. Però, capite? Quindi,
Ritornando un po' al discorso che giustamente ci interessa, allora, diciamo che le basi le abbiamo gettate, di tutto il meccanismo. Adesso voglio entrare un pochino più nello specifico nella cosa, perché, e voglio veramente usare le parole stesse di Todeschini per farvi capire la portata. Quindi capito la ragione per cui questa cosa non può che essere... Però ripeto, cioè, non andiamo a cercare colpevoli strani, cioè la colpa è lo psichismo dell'uomo. Capite? Non so se riesco a farvi capire quello che cerco di fare ormai da qualche anno. In realtà è da molto prima che uscissero i video. Poi dopo, ovviamente, questa cosa diventa un'occasione per dare più diffusione a questa rivoluzione che ce la facevamo tra quattro... Capisci? Era il circolo del bridge, cioè il numero, poi non giocavamo a bridge, però perché vuol dire che era arrivato anche il momento. Però quello che me lo sono perso, io dico le cretinaggini, e poi mi dimentico quello che sto dicendo. Vabbè, non importa. Grazie. Io da tempo ho individuato come unico punto critico del sistema, e tu mi studi a me e io non ti studio a te, ma capite, ma come si fa ancora ad andare ai corsi per massaggio sciamanico solo a 7 privilegiati? Quello è ancora altre puttanate di controllo, lo dovete capire. L'altro giorno com'era quel sistema lì, la tecnica della... Prinzio menziona, non so, una cosa che mi hanno fatto una domanda all'intervista. Speciazione. Che cazzo è? È un virus. Mi fa male. Ragazzi, finitela, non esistono le bacchette magiche, non c'è niente da fare. L'evoluzione di un individuo passa per turbamenti profondi, intuizioni e ragionamenti. Non ci sono bacchette magiche, non c'è la pratica definitiva che mi faccio così sulla testa e divento intelligente. Se sei il cordolo di un marciapiede, non c'è bacchetta magica che ti fa diventare un'autostrada. Se vuoi diventare un'autostrada, devi iniziare a costruire un pezzo alla volta. Queste sono prese per il culo per alimentare soltanto questo cazzo di psichismo. E la tua importanza personale, io sono uno con l'universo. Bene, ve lo spiego io l'uno con l'universo come te lo spiega. Vuol dire che sono materialista. Todeschini ti dice che l'universo è un fluido dinamico centromosso. Essere uno con l'universo, quindi tutto l'universo è solo puramente materia. Materia mossa, ed è lì che, semmai la scienza avrebbe dovuto, se si fosse voluta, avrebbe iniziato a esplorare e capire: ma che cazzo è questo che centro muove sto fluido? Dio. Capire, e no, cazzo, hai detto Dio, non è più scienza, è filosofia. E allora vai da quella parte, la filosofia, e neanche la filosofia ti vuole, perché dice: no, che cazzo vuoi, noi facciamo i salottini, scriviamo dei libri del cazzo incomprensibili e spariamo stronzate sul senso della vita, ma non ne sappiamo un cazzo neanche noi, cioè, da dove sorge il pensiero, se il pensiero è nato, ma prima del pensiero che cosa ha pensato il pensiero? Drogarsi di meno, togliere le anfetamine, bruciano i neuroni, dopo per forza che c'è i problemi di trasmissione, te lo spiego, ti spiega tutto, vai, fai mitote, ti spiega anche quello, le tue risorse come te le fotti mangiando di merda e utilizzando sostanze che ti fottono i neuroni, la base principale della tua energia, non so, è come uno smartphone, con una batteria, come fa a funzionare un telefono? Perché c'è la batteria. Togli la batteria. Sapete dov'è la batteria? Nella colonna vertebrale. Sono i neuroni che sono l'unità elementare della tua pila che in cascata producono la tua carica vitale. Hai capito che cazzo è il risveglio del Kundalini? Ancora ci sono dei mitomani che ti dicono che il Kundalini ti esce dalla testa, diventi un serpente. Non c'è il serpente, era simbolico. La carica elettrica, il risveglio del Kundalini vuol dire aumentare i tuoi livelli energetici della tua batteria. Quello vuol dire adottando un sistema di conservazione.
di utilizzo più coerente delle tue risorse. Capite cosa unisce quest'uomo? Unisce tutto e spiega tutto, e bisogna essere ricercatori e scienziati per arrivare a quella profondità, se no sono sempre le solite quattro cagate appiccicate. Io lo so il rischio che mi sto prendendo, che questi facce da culo, scusate, tanto non facendo i nomi, prenderanno e copieranno tutta questa cosa per continuare ad alimentare le loro puttanate di corsi e di... dicendo delle cose insieme, mettono insieme cazzate di fisica dei quanti con delle cose che hanno a che fare con la filosofia mentale. Bene ragazzi, è finita anche la storia della fisica dei quanti, Todeschini te lo spiega. Scusa, questo è un fluido? Io lo centromuovo. Sapete che vuol dire centromuovere? Come la polenta. Inizia a muovere questa cosa. Colui che muove il fluido è fuori dal sistema. Quindi da fuori qualcosa, quello che la tradizione esoterica chiamava il logos. Cimatica, materia indifferenziata, prakriti, purusha, cioè una vibrazione in quel punto, centro muove, crea creste nel fluido. Studi, spiega tutto, le orbite dei pianeti, come funziona l'atomo, tutto applicando banalmente la legge della fluidodinamica. Che ti dice? Che la discontinuità che si ottiene osservando, e quindi i quanti famosi, no? Sapete come funziona il discorso dei quanti? Questi fanno degli spettri dove c'è una barra, poi c'è nulla, un'altra barra, nulla, e quindi qua, questi vengono chiamati quanti, e quindi la fisica dei quanti è lo studio di questa discontinuità che c'è nella materia. Non è nessuna discontinuità, tu stai rilevando solo i picchi delle creste. C'è solo continuità, il vuoto non esiste. Einstein è finito. 3 premi Nobel, sapete che storicamente in quello stesso momento in cui si doveva decidere di dare il premio Nobel ad Einstein c'era un concorrente, sapete chi era? Marco Todeschini, puntualmente buggerato. Di questa persona stiamo parlando, di un calibro pazzesco, di una persona, un ingegnere del genio che si mette lì e meticolosamente inizia a studiare, parte dai filosofi e va avanti e fa tutto un percorso storico per arrivare a dire, e quindi tra l'altro poi lui li concilia anche tutti, perché poi il Newton del vuoto e l'Einstein di quell'altro dice sì, l'ha imbroccata, gli mancava quest'altro pezzo, e che ovviamente gli accademici non possono accettare, perché ripeto, bisogna, significa fare una rettifica. Voi non siete più abituati a vederli. Una volta nei libri c'era, tu compravi un libro, in fondo c'erano delle schede, c'era scritto errata corrige, che voleva dire scusate, ci siamo sbagliati, questa è la pagina giusta, vattela a rimettere nel posto, che tra l'altro è pure utile, perché io ti dico che ho sbagliato, tu fai il processo di andare a vedere in quale punto devi andare a fare la sostituzione, e fai anche tu un bel processo di apprendimento strepitoso. Va bene, niente, ne butto un po' lì così poi prenderemo sempre più organicità. Dicevo, voglio iniziare veramente con le stesse parole di Todeschini per farvi capire quali sono i punti che questo uomo tocca, cioè qual è quello che lui si è prefisso e dove è arrivato. Allora, a un certo punto dice: da quanto sopra emerge che scoperto il primo bivio, vabbè, poi lui parla di bivio, il primo bivio davanti al quale si è trovata la scienza moderna, ho scartato entrambe le due vie in cui si bifurcava, va bene, lasciate perdere, seguendo invece il filo d'Arianna delle sensazioni, sono giunto, ai seguenti eccezionali risultati. Cioè, devo fare la premessa prima. Cioè lui, il bivio, fa tutto uno studio ovviamente relativo ai filosofi, Aristotele, Democrito, Socrate, Platone, dove ti fa vedere che c'è scientificità in quel pensiero, non è stronzate da salottino. Poi si collega, perché si presuppone, e potrebbe anche starci, lui non lo afferma, questa è una mia personale interpretazione, si presuppone che il famoso
grande fu la magnificenza, si riferisce al periodo che noi, di cui l'ultima parte con cui siamo entrati in contatto sono i filosofi. Perché veramente il pensiero filosofico di questi personaggi come Platone, Socrate, via dicendo, risulta straordinario, se voi pensate. Cioè, dà proprio l'idea, delinea una società con una qualità intellettiva, perché la filosofia poi non è altro che consapevolezza in azione, per cui probabilmente, essendo poi la parte finale, la punta di un iceberg, è l'apice, grande fu la magnificenza. E quindi fino qua non succede assolutamente nulla. Poi arriva Galileo. Galileo, dove c'è il primo grande bivio, che non è Galileo, perché Galileo noi ce lo raccontano come cazzo ce lo vogliono raccontare loro, perché nel Saggiatore Galileo afferma delle cose di questo tipo, cioè afferma che le sensazioni di luce, calore, suono, odore, sapore, eccetera, sono qualità secondarie e soggettive, che nascono esclusivamente nel nostro corpo e che per eccitarle in noi non vi siano nel mondo circostanze altro che movimenti di materia, che lui chiama qualità primarie. Non so se si è capito. Cioè, ti dice questo. La materia, quindi tutto il mondo, e per materia non è soltanto la materia, tutto etere, quindi le tue emozioni biologiche è materia astrale, il tuo fornicare mentale è materia mentale, tutto è materia a gradi diversi di condensazione, l'etere è 10 alla seconda più sottile dell'aria, ma esiste. Sapete come giustifica Newton? Perché il secondo bivio è Cartesio e Newton. E anche qui altra deformazione. Cioè non gli è bastato dire no, Cartesio non ci interessa, vogliamo prendere in considerazione Newton. No, per prendere in considerazione Newton dobbiamo anche alterare Cartesio. E quindi a noi di Cartesio ci rimane che Cartesio è quello degli assi cartesiani, cogito ergo sum, che significa penso, quindi sono, e tu dici no, penso nella nostra maniera è dialogo interiore, quindi Cartesio ha detto delle stronzate. E qui è il sottoscritto che fa ammenda, non è così. Ripescando il pensiero di Cartesio, capisco cosa Cartesio voleva dire. Cogito, capite l'importanza del latino, non è il penso, non è il cogitare che pensiamo noi del dialogo interiore, ma il cogito è il ragionamento, che non è questa roba qua. Il ragionamento, allora, la psiche, l'anima, produce un'intuizione. L'intuizione, per potersi tradurre in questo mondo il linguaggio, perché l'anima ha bisogno di spiegarsi ciò che ha percepito, per quello abbiamo il linguaggio. Potevamo essere come tutti gli altri animali? No, perché il linguaggio sofisticato e articolato serve all'anima per descriversi l'esperienza che fa, per accrescere di consapevolezza. E il processo quindi è di spiegazione. La spiegazione insieme all'intuizione è il ragionamento, cioè il cogito. Allora, se faccio questo, certo che sono all'interno della mia sfera reale, che è l'anima, inteso in quel senso lì, psiche, che non c'entra niente con i processi biologici e la fisica del mondo. Riesco a farmi capire. Quindi questo è il ragionamento. Quindi questo è Cartesio. Non solo, Cartesio sostiene ulteriormente, vediamo se ce l'ho, se no dopo eventualmente le parole precise, non importa, parla anche lui di un etere vorticante intorno al sole. Ragazzi, ma non è Edina quando vi dice che la luce, che i pianeti sono fissi e la luce gira intorno ai pianeti? Detto in un altro modo, stessa intuizione, fluidodinamica. Ma che ci vuole a capirlo? Ma scusate, le avete viste le foto di Hubble, il satellite, il telescopio con questi vortici? Ma ci abbiamo ancora da pensare se Toleschini c'ha ragione o no?
solo perché si rifà a Cartesio che in un certo bivio dell'umanità, dello sviluppo dell'umanità, l'umanità ha deciso che andava bene Newton. Che dice Newton? Che c'è, tutto è vuoto. Poi ci sono questi pianeti in sospensione nel vuoto che non si capisce. L'etere non ci può essere perché sennò produce inerzia, e qui perché imputa la forza nei pianeti. Quindi la forza di gravità, c'è una forza attrattiva, una centripeta, per cui questo delinea le orbite. Stronzate, la materia non ha forza. Non può. E non è dimostrata perché Newton dice una forza misteriosa. E quindi hanno chiamato questa cosa forza di gravità, attribuendo la misura del gravitone, ma non sanno che cazzo è. Perché? Logico, l'esoterismo lo sa, ma perché l'esoterismo lo sa? Perché viene dalla filosofia, viene dagli antichi filosofi. Quello che rimane, l'esoterismo, è l'ultimo straccio, cioè proprio sono i frammenti, sono quattro sfortunati con i libri spaccati a metà, che gli manca tutto. È come noi quando apriamo il Vangelo di Giuda che non c'è più niente, perché da quando l'ha trovata agli anni 70 a oggi si è sfrantumato. Quello è l'esoterista, cioè questi sapevano. Socrate non parla di spirito, mente, ragione, sentimento e poi materia, il corpo e la mente, indissolubili. Uno è il veicolo e l'altro è questa cosa che è il Deus ex machina. Riusciamo a capire? E allora capiamo che anche chi parla di ego, personalità, essenza e via dicendo, e qui altra ammenda del sottoscritto, accetto di aver trattato l'argomento in un certo modo, perché è un modo semplificativo per arrivare a capire come funziona, ma questa è, stiamo parlando sempre della stessa individualità. E anima, te non c'hai l'ego, tu sei quella cosa lì, ti comporti in quella maniera lì. Ego, personalità o essenza sono tendenze dell'anima, cioè a seconda della, quando c'è consapevolezza c'è essenza, quando non c'è consapevolezza ti manifesti in quella maniera lì, istintuale, animale, obbedendo a processi biologici. Quello è ego, la personalità, le regole del mondo. Ma questo mi sta bene se stiamo studiando, se vogliamo dividere per studiare, ma alla luce del fatto che stiamo parlando sempre della stessa unità. E allora capisco che lo scopo di questa cosa, se ce l'ha, è acquisire maggior consapevolezza. L'ultima delle preoccupazioni degli abitanti di questo pianeta. No, gliene fotte un cazzo a nessuno di avere consapevolezza, gli fotte di avere potere, denaro e fricchi fricchi con chi capita. Perché poi dopo anche quello, il matrimonio dopo un po' scarsi coglioni, sempre lo stesso brodo, e non si può avere il coso così e via dicendo. E va bene. E poi dopo abbiamo gli esempi ad altro, no? Ad altro titolo, e quindi uno dice, beh cazzo, se lo fa lui, lo posso fare anch'io, non è? Mi faccio il bunga bunga personale nella cantina di casa. E dopo con le vecchiette del quartiere, perché ognuno può alla sua misura, capisci? Quanto potere c'hai te? Quanto denaro c'hai? Capisci? Quello te devi accontentare. Taglio l'erba, vuol venire al bunga bunga a casa mia, ogni sera faccio un bunga bunga in cantina. Non lo so, se mi metti anche i chiodi appendiquadri, forse vengo al bunga bunga, capisci? Invece un altro punto è, ho 5.000 euro a botta, arrivano anche, capisci, non più le pensionarie, cominciano a regalare i nipoti. Dicono, no, ma sta a casa e vado io al bunga bunga di quello che mi sembra interessante il ragazzo. Ecco, va bene, quindi ritorniamo un po' al discorso, no? Dei vari vivi. Quindi, dicevo, compreso che lo stesso Cartesio parla di questo etere, quindi dove questo discorso del vuoto non sta in piedi. Perché io vi dico questo? Voi mi direte, ma la scienza già ha dato tutte le sue dimostrazioni. Frena la mula. Io ti sto facendo una ricostruzione storica. E allora tu mi spieghi come fa la scienza di oggi a dare delle risposte scientifiche se nel momento in cui doveva scegliere tra Cartesio che dice una cosa e Newton che ne dice un'altra, sceglie per Newton?
o quando si trova il primo bivio, e tra l'altro qui è stato anche il peggio, perché almeno qui tu c'hai Cartesio e Newton che si contendono. Qui ci abbiamo Galileo inculato dai suoi successori, perché le cose che dice Galileo vengono poi alterate successivamente, e quindi tutto questo... Ma Galileo che cosa dice se non la stessa cosa? Allora, le qualità primarie, cioè questa materia, movimenti di materia, sta dicendo che quello che ti dice, pur non capendo fino in fondo, la fisica dei quanti, quanto ti dice la materia caotica. È in continuo movimento, quindi movimento della materia, questa cosa ti dice è oggettiva. Le sensazioni però che sperimenta l'individuo sono soggettive e dovute al fatto che vengono eccitate dal movimento della materia. Cioè vuol dire che ci sono due ordini di mondo, un mondo oggettivo, fisica, ed esiste un altro mondo soggettivo fatto di bio e psiche, cioè gli urti della materia, la biologia che sarebbe il corpo umano diventa il trasduttore degli urti di questa materia in informazione alla psiche che genera in se stessa le sensazioni di luce, quindi tu vieni investito da un'onda buia, quindi nei nervi non passa sensazioni né di luce né di calore, passa unicamente un segnale elettrico. Terzo bivio storico, Galvani e Volta. Ve lo ricordate Galvani? Quello che faceva saltare le rane con la corrente, anzi le rane, i pezzi di rana, così. Volta si interessa agli studi di Galvani, perché dice, puttana, come fai a fare questa cosa? Anche perché a un certo punto dei suoi esperimenti Galvani che cosa fa? Fa un arco con due metalli, quindi non è più il prodotto in un certo modo, ma l'arco con i due metalli, e la stimolazione avviene lo stesso. È lì che Volta ha l'intuizione della batteria e inizia a costruire la prima batteria con questi due metalli di qualità differenti e produce per la prima volta il primo grande flusso di corrente. Fottuta la scoperta all'amico, ragazzi, i cognomi li state sentendo? Galileo. No, Cartesio, Descartes e francese. Lì si sono litigati tra inglesi e francesi. Descartes e Newton, gli unici. Poi qui, però, Volta, Galvani, andiamo avanti. Quindi, che cosa fa? Dopo un certo punto dice, no, però guarda, ascolta, non è così. Cioè, all'interno di queste parti, no, delle gambette delle rane, non passa corrente elettrica. È l'arco metallico che produciamo che fa fare questa cosa qua e produce il movimento. Sapete perché non c'è stata una risposta e non si è potuti scegliere questo bivio e oggi la fisiologia? Sapete cos'è la fisiologia? Lo studio del sistema nervoso umano. Capite la portata di che cosa stiamo dicendo? Deve recuperare 174 anni di arretratezza, perché purtroppo il povero Galvani crepa prima di dargli una risposta a Volta. Todeschini, grandioso, recupera il lavoro di Galvani, lo sviluppa e dà una bella rispostona a Volta, perché gli dice, caro Ciccio, c'hai ragione, ma quando la rana è viva, da dove cazzo arriva la corrente elettrica che la fa muovere? E lì è chiuso. Non solo va in quello, ma si mette a studiare il sistema nervoso nell'uomo, tant'è che inventa quello che viene chiamato la TAC, che per lui era lo strumento di studio, perché dice, ascolta, perché? Perché non solo, lo so, adesso sto allargando di bestia, forse mi potreste anche perdere. Non importa, così andate e studiate, dovete tornare sui banchi di scuola perché vi hanno raccontato fregnacce. Praticamente, che cosa fa? Non solo ai normali sensi della vista, udito, tatto, gusto e che altro è, olfatto, quindi i famosi cinque sensi, individua anche sensi di moto, quindi organi di senso di moto,
termici ed elettrici. Non solo, se tu per quanto riguarda il senso del vista, udito, gusto, non mi mangio questa cosa, che cazzo mi devo dire, di gusto e di olfatto, c'hai un organo ben visibile. Per quanto riguarda l'organo che ha a che fare col tatto, non si trovano gli organi. Lui li trova. Facendo un ragionamento facilissimo, se questa è la centrale, seguiamo le linee elettriche e andiamo a vedere dove vanno a finire. E ti trova gli organi di tatto, ti trova gli organi di moto, perché l'altro problema che tu mi devi spiegare, come cazzo fa a muoversi questo braccio? Si muove, c'ha il tendine, c'ha la guaina, il muscolo si contrae, ma chi cazzo glielo manda l'input a questo? Da dove arriva lì? È dal cervello. Ah, va bene, e dov'è l'organo di moto? Non c'è, non lo scoprono, li trova tutti. E nella sua indagine, che qua stiamo parlando di un uomo che ha passato la vita a indagare perché aveva questo scrupolo di voler veramente conoscere la natura dell'uomo, perché se capisci chi è il soggetto che osserva, e capisci anche un'altra cosa, che tutto quello che tu chiami scienza non è scienza oggettiva, non potrà mai essere scienza oggettiva, perché è tutte le sensazioni dipendono dall'osservatore, quindi è sempre una scienza soggettiva all'uomo. È un fenomeno, arriva coi tempi di permanenza di una percezione nella psiche. Un sedicesimo di secondo dura il tempo di permanenza di una sensazione nella psiche di un individuo. Vuoi sapere quanto dura l'attimo presente? Un sedicesimo di secondo. Sapete cosa significa? Se lo stringo o lo dilato, vedo altro. Pensiamo all'occhio. Ragazzi, i documentari del National Geographic che vedete, pensate, però, cazzo, ce l'avrete tutti sti immagini, il colibrì. Che cazzo vedi? Niente. Vedi quella massa lì, vedi questa massa. Ok. Perché? Perché quel fotogramma passa all'interno della tua psiche e dura quel sedicesimo di secondo. Ok, allora adesso acceleriamo il tempo di durata, anzi no, dilatiamo il tempo di durata della percezione. Che cosa inizia? No, devi ridurlo, scusate, cazzo sbaglio sempre. Devi ridurlo, riducendo il tempo di durata della percezione, significa che vedi più fotogrammi e quindi vedi prima l'ala qua, poi vedi l'ala qua, poi vedi l'ala qua e poi vedi l'ala qua. Aumentando il tempo di, cioè riducendo il tempo di durata di quella immagine dentro la tua psiche. Vuoi sapere cos'è la visione dell'occhio unico? È cambiare il tempo di percezione di una sensazione nella psiche. Ma perché non si buttano? Ti metti il cristallo qua e fai questa cosa, ma devi avere un buco di culo che non finisce più per funzionare una cosa così. Capite? Capite? Tutta questa cosa, questo lavorare in questa maniera poco scientifica, approssimativa, pseudo-spiritualista, sta rovinando, ci sta deviando. Questo è il quarto bivio dell'umanità. E se non ci svegliamo adesso e iniziamo a prendere una direzione vera, di scienza, seria, pura, fatta in un certo modo, partiamo da questi studi, sviluppiamoli come cazzo ti pare. Qua c'è gente che ha già costruito dei macchinari per caricare le batterie dell'essere umano sulla base di questi studi. Segnale d'allarme. Attenzione, il sistema si sta impennando. Va bene. Ma ve ne dico un'altra, perché adesso abbiamo detto riducendo il tempo di durata di una percezione nella psiche. Bene, dilatiamolo. Vedi gli universi. Capite che tu vedi questo pennarello così perché sei la tua percezione, hai capito il punto d'unione di Castaneda? Come fai a raccontarmi ancora che è dietro la spalla? Devi capire che era una metafora. Ti sta parlando della durata della percezione nel tuo spazio psicologico. Questo
questo pennarello lo vedo così perché la mia percezione è fissata un sedicesimo di secondo. Se cambio, e per cambiarlo, cazzo, devi avere in mano, devi essere ripulito di stronzate, devi avere un'integrità, capite? Perché vi dico patimenti profondi, cambiamenti, grandi sofferenze, per forza, perché ti devi tirare via di dosso un mare di cagnara. Aumentando, riducendo, è sempre lì, riducendo, no, perché aumenta la visione, per quello che dico aumenta, riducendo il tempo di durata di un'impressione, sapete cosa vedo? Vedo il pennarello, tutti gli atomi del pennarello, istante dopo istante, comporsi e diventare il pennarello. Si capisce? Di lato vi faccio l'esempio semplice. Stanotte mi metto fuori dal balcone di casa, prendo la mia macchina fotografica, apro l'obiettivo e lascio il diaframma aperto per tutta la notte. Con una pellicola molto sensibile, che cosa vedrò? Non vedo più le stelle come singole unità, ma vedo una scia. Come vedi, Hubble, queste fasce a spirale. Quello non è un'istantanea, sveglia gente, quello sta lì da mesi a fare tutta quella cosa e ha ricomposto quella roba lì. Ma non è un vortice centromosso, ma ancora ci abbiamo da dubitare se quello lì c'ha ragione. Tutto perché? Perché ti tocca introdurre per forza il fatto che esista una coscienza al di sopra, un'intelligenza che muove quello. Siccome tu hai basato tutta la tua scienza del cazzo su una visione materialista, no, c'è solo la fisica e basta, e tutto è materiale e fine della coscienza. E non è così. Purtroppo non è così. E per quanto sia interessante riuscire a parlare di tutti questi studi, diventa poi all'atto pratico faticoso incamminarci nella direzione di quella visione, perché noi siamo un foglio imbrattato di vaccate. E quindi per riuscire veramente a bracciare questo, siccome nessuno c'ha la spugna o la gomma per cancellare tutto quello che ci hanno scarabocchiato, dobbiamo piano piano, capite, i patimenti, la sofferenza, non è che a me mi piace soffrire. Il patimento è bello, cioè quel tipo di tormento vuol dire mettiti in discussione, prova a mettere in pratica quella visione lì e vederla, falla estendere, datti una spiegazione, fatti venire delle intuizioni. Il mio intento è stimolarvi delle intuizioni, non passarvi una pappetta che poi dopo andate a casa e che facciamo? E siamo punti a capo, il dogma, e domani andate al solito, alla macchinetta del caffè, mi mettete lì e dici, lo sai che lo spazio è un fluido dinamico centromosso. Se ti va bene non ti offrono più il caffè, se ti va male ti fanno un TSO. Capito? È per instillare delle riflessioni dal nulla. Questo è complesso, però tu vai avanti a leggerlo come tutti i libri. Quante volte vi ho detto, leggete per diventare intelligenti. Un libro è complicato, vai avanti. Vai avanti perché quella difficoltà, capite in che cosa intendo quando parlo del patimento? È la difficoltà, sono costretto a fare uno sforzo di comprensione, questa apparente incapacità, quindi sono inadeguato. Capite perché vi dicevo, di fronte alla tua inadeguatezza stai lì e soffri? Non perché devi essere da pazzi masochista, ma perché è un trucco per provare a vedere. Perché? Perché siamo sempre inadeguati. Prima o poi incontreremo situazioni inadeguate nella nostra vita, dove c'è un limite che incontriamo nostro, ma lo stare in quella difficoltà fa sì che a un certo punto, da questo ordine di mondo, scocca un'altra cosa. Noi siamo ricettrasmittenti, produciamo, riceviamo informazioni dal campo, ma emaniamo anche. E queste cose passano sempre, ah, ma io ve le devo far vedere, sta roba qua io ve la devo far vedere perché non avete un'idea, cioè, ve lo devo far vedere. Che ore sono? C'avete tempo? Le 11. Le 10? Ah, allora c'è tempo! Alle 11 vi massate, fino alle 11 siete morti. Finito. Quindi, ripartendo, l'ho detto tutto. Oh, non lo so. Ah no, vi devo leggere Todeschini, cazzo, divina. Questo ve lo dovete cuccare, perché da dove vi parte? Dice, punto 1,
Ho identificato tutti i fenomeni fisici, in particolari movimenti di spazio fluido, e ne ho dedotto tutte le leggi da quelle basilari della fluidodinamica. Questo è un assunto, è un postulato, non so se si è capito. Toleschini, la grandezza è che attraverso la psicobiofisica noi ci troviamo di fronte a un nuovo sistema cognitivo da poter sovrapporre per scalzare il vecchio sistema cognitivo. Cioè, allora, psicobiofisica. Primo assunto, ti dice che tutto ciò che è fisico, ve l'ho appena letto, te lo rileggo. Ho identificato tutti i fenomeni fisici, in particolare i movimenti dello spazio fluido, e ne ho dedotto tutte le leggi dalla fluidodinamica. Quindi questo è un fluido. Fluido d'etere. Che esiste perché è 10 alla seconda più sottile dell'aria. Vedete Newton come fa a dire a Cartesio, guarda, mi dispiace Cartesio, ti sei sbagliato? Siccome l'etere non si vede, non esiste. Cazzo, Ireneo, fantastico. I Vangeli sono 4 perché 4 sono le direzioni. Capite? Ma tu come fai a vederlo dietro a questa cosa una lobby? Cioè, proprio coglionaggine, è psichismo, è la sinistra coscienza. Bisogna essere delle teste di cazzo. Un mediocre che di fronte alla grandezza di un genio fa di tutto per confutare. È il musicista, quello lì italiano, che fa di tutto per accoppare Mozart, perché cazzo Mozart era veramente geniale. E gli fa di tutto, e quello lo ringrazia pure. E lo boicotta alla corte, fa tutto. Cioè, è sempre stato così. Il mediocre che cerca di frenare il geniale, perché se è geniale lui scopre quanto è mediocre. E quindi questo è la fisica, quindi fenomeni fisici, tutto è materia, e tutta questa materia, ragazzi, ma non è Gurdjieff, chi è che è appassionato di Gurdjieff? Gurdjieff non lo chiama etere, lo chiama, guarda caso, idrogeno. I numeri qua sotto sono la qualità sottile o più densa, ed è tutto etere. E ancora, siamo sempre lì, vedete che non vogliono farla passare sta cosa, perché sennò devono rinunciare a tutto il prestigio accademico. Quindi questo è il primo. Poi dice, ho riformato il metodo sperimentale di Galileo ampliandolo sino a considerare non solo i fenomeni fisici oggettivi, ma anche quelli spirituali che sorgono nel soggetto osservatore. Psiche. Quindi questo è un mondo oggettivo, cioè la materia è oggettivamente così. Poi, ve l'ho già detto prima, come tu la vedi, come tu la percepisci, dipende dal tempo di permanenza di quella sensazione nella tua psiche. E quindi per forza che quell'immagine è soggettiva. Questa è soggettiva perché per il momento le impressioni nella mia telencefalo è fantastico quando passo quella parte. Eccezionale. No, a me mi ha esaltato, perché lì proprio dici, cazzo, c'hai ragione, vieni qua, sei morto, dove ti posso venire a trovare, ti devo abbracciare, perché veramente mi alleggerisci il cuore, anche perché mi confermo un mare di altre intuizioni che in passato sostenevo, ma che mi mancava un po' il fondamento scientifico, grazie Tedeschini. Quindi questo è un mondo soggettivo, e quindi lui riforma il sistema di Galileo introducendo questo concetto, cioè questa cosa, questo discorso del tempo di durata di una sensazione nella psiche. Poi andiamo avanti. Quindi il soggetto osservatore è, per evidenti ragioni, parte integrante del fenomeno osservatore. Non lo puoi sottrarre, capisci? Come fai a raccontare? No, ma questo è scientificamente provato. Ah, sì, perché? Perché è oggettivo. Sì? Quanto è la tua oggettività? Un sedicesimo di secondo, questa è la tua oggettività. Cambio il tempo di durata di questa cosa, cambia l'oggettività. E allora come facciamo? Capite? Altro che relativismo. Poi, tre, ho scoperto la meravigliosa tecnologia elettronica di tutti gli organi del corpo umano. Tecnologia elettronica. Bio.
Ragazzi, questo si chiama con Hammer da fare impressione, perché ogni parte del cervello funziona con una frequenza precisa all'interno della gamma delle onde teta, alfa, ma come fa quello ad andare in teta? Me la deve raccontare, nei fantasmi della sua testa va in teta, faccio il teta healing, il teta cazzo fai, non fai il teta healing, non puoi fare il teta healing quando sei già, c'è una parte del tuo cervello che è sempre in teta. Come fai a fare il teta healing? Capite perché serve scientificità? Perché così le superstizioni cadono, se no qua noi ci facciamo raccontare cagate, andiamo in giro con le pietre al collo, con dei cristalli, con dei rosoli, questo mi fa bene, mi toglie il mal di gola. No, non ti toglie un cazzo, perché il mal di gola è un'altra cosa. Si integra perfetto perché lui mappa tutte le parti del cervello, le sue frequenze, e guarda caso corrispondono poi con i foglietti embrionali di Hammer. Quindi aumentiamo la ricerca di Hammer. Questa è la sesta legge biologica. La sesta legge biologica è come faccio a intervenire all'interno di uno squilibrio nel corpo, sapendo come funziona il cervello e dando carica vitale, cioè corrente elettrica, precisamente in quella parte del lobo che corrisponde, capisci il conflitto che tu vedi, gli dai energia, questa cosa passa per i canali, va nel foglietto, va nell'organo, l'organo prende energia, si ristruttura, è finita di operare le persone, non le squartiamo più, non gli facciamo più le chemio, non solo, e interveniamo nella bifase, quindi se è in simpaticotonia, è asintomatico, non ci rompere i coglioni con la prevenzione, se è in vagotonia vediamo di dare energia al corpo in quella parte e in tutti quegli altri sistemi utili affinché questa persona possa attraversare quella fase lì e superare il picco della crisi epilettoide senza rimanerci secco. Questa è la nuova medicina italo-germanica. Ragazzi, noi con i tedeschi e da noi abbiamo fatto pure la guerra mondiale, cose, non c'è niente da fare. Questa è la nuova medicina italo-germanica. Da oggi fondo la nuova, fondo che poi io sono un cazzo, però fondo la nuova medicina italo-germanica. Andrò a trovare Hammer e gli devo spiegare due cose, dico: caro dottor Hammer, facciamo la medicina italo-germanica e vedrai che funziona tutto. Non sei contento perché io metto italiano. Perfetto, bene, allora andiamo a trovare, visto che tanto c'è un sacco di gente che lo va a trovare, si fa le foto, poi torna e dice e racconta che Hammer gli ha dato mandato di fare, di insegnare le nuove scoperte di Hammer. È uno schifo, questo è un sottobosco. Questo paese è diventato l'America di 40 anni fa, tutto business, tutto a incassare, tutto a fare soldi, perché così è importanza personale, potere, più c'ho grana e più c'ho potere sugli altri. Ma va, ma io voglio stare in un altro posto. Dobbiamo costruire zaino, ragazzi, dobbiamo lasciargli, dobbiamo svuotare queste città, gliele le dobbiamo lasciare in mano, prenderci parti di territorio così nudo e ci ricostruiamo, rifacciamo il comune, li ricostruiamo, non ci rompete i coglioni quanto vuoi, ti dobbiamo pagare le tasse, ti pago le tasse, non ci scassare le palle, noi viviamo in un altro modo. È arrivato quel momento lì, bisogna che vi mettiate insieme, che cominciate a capire che ognuno di voi ha delle competenze e magari vi sembrate uno più strano dell'altro e poi vi ritrovate che tutti insieme potete essere già una realtà produttiva, con quest'altra filosofia però, con una filosofia che non è basata su potere, prevaricazione, che cos'è? Che era l'inizio della degenerazione? Ritorniamo a quando grande fu la magnificenza, però non diamo la luce IA stavolta, siamo intelligenti, errare manum est, perseverare diventa diabolico, e quindi imparando dai nostri errori facciamo un'altra cosa. Per cambiare è evidente che questo poveraccio, perché vedete che per quello vi ho detto Todeschini è formidabile, perché qua in mezzo, che ovviamente è aleatorio, c'è il sistema cognitivo, cioè come psiche, quindi per quello è soggettivo, interpreterà tutti gli urti di materia che arriva nei sensi. Perché capite come funziona il meccanismo? Praticamente la materia è in movimento, urta i nostri organi di senso, la biologia traduce questi urti in segnali elettrici che arrivano al cervello ma non sono interpretati dal cervello. Il cervello, per quello che c'è la lateralità, lo sapete, è come il telemetro, e queste due parti del lobo poi si intrecciano tra di loro perché l'incrocio produce l'immagine.
Capite? E qui, ma Hammer non ti dice che qui c'è un'area del cervello dove non c'è nessuna attività che lui reputa sia la sede finestra. Dell'anima, la finestra dell'anima? Stanno dicendo la stessa cosa. Questa è magia. Volete la magia, le bacchette magiche? Un pensiero così. Il pensiero è magia. Questa è magia. Sai come funziona un telemetro? Funziona così, eh? C'hai qui, poi due bei canali, qua c'hai due specchietti. Qua mi sono dimenticato, vabbè, qua c'è, come cazzo è fatto, sì, qua c'è questo. Entrano l'immagine, che poi non entra l'immagine, a questo punto abbiamo già capito, un'onda buia di frequenze, capisci? Noi non vediamo, arriva un'onda buia di frequenze, urta, questi specchietti arrivano qua, si concentrano qua e questa roba viene vista dal telemetrista. Ribalta tutto. Questa è psiche, questi sono gli organi di senso, l'immagine arriva, viene nel cervello, c'è l'incrocio, in questo punto il teleencefalo, c'è l'osservatore che a ricevere il segnale elettrico produce una sensazione di luce, luminosa. Guardate che questo è totale, fa l'esperimento, cioè chiudi gli occhi, alimenta corrente elettrica, un voltaggio, perché il gioco dove sta? È fantastico, questo, chi l'ha inventato questo è un genio. C'è una corrente di riposo costante, è come il tuo stereo. Vedete come funziona lo stereo? Tu lo accendi e lo alimenti, e c'è una corrente costante chiamata corrente di riposo. Quando attacchi il CD, io attacchi i vinili ancora, perché mi piace sentire la musica ancora con quella profondità. Quando metti sul vinilone, che quindi con lo sfregolio del codice viene il segnale elettrico, c'è una variazione di elettricità e questa cosa viene poi trasformata per gli amplificatori e tutto il resto. Qui funziona uguale. Allora lui che fa? Produce, quindi chiudi gli occhi, non faccio niente, corrente di riposo. Ma invece di aprire l'occhio, produrre l'urto e quindi l'urto si tradurrà poi in segnale elettrico, quindi questa variazione di corrente che poi si tradurrà in una sensazione a livello animico, che fa? Chiudo gli occhi e la variazione di corrente te la do artificialmente e si dà in questo punto del palato che c'ha un punto di congiungimento. Sai che cosa accade nella tua con gli occhi chiusi? Una sensazione luminosa. Chiunque vuole glielo faccio. La prossima volta vengo con la batteria 9 volte, con i due collegamenti, te la appiccico sotto la laringe e ti faccio vedere che tu di colpo boom, hai una sensazione luminosa. Per quindi che vuol dire? Che l'occhio non vede un cazzo. L'occhio praticamente viene urtato dai movimenti di etere e questa cosa ha grazie a tutta la sua struttura della retina, che tra l'altro anche lì un mosaico perfetto a quadrottini, uno più piccolo dell'altro, così ognuno con un filamento, quindi un nervo, capite? È una macchina elettrica come qualsiasi altra. C'è il nervo ottico, che non è il nervo ma è il fascio dove si sono concentrate tutte queste cose, che cammina e arriva nel lobo frontale telencefalo, dove c'è l'identica mappatura, capite? È meccanico. Io colpisco qua e lui vede qua, colpisco qua nella retina e viene attivato il relè qua, colpisco qua, altro relè qua. Elettronica, elettrotecnica perfetta. Queste due cose poi vengono intrecciate, come vi ho già detto, perché ci sono altri fasci di nervi, quindi il nervo è un cavo elettrico. Ma l'ultima cosa che taglia la testa al torbo, e questa ve la devo proprio dire, che è fantastico, e quando ve la racconto, secondo, a me mi è venuto un pelo tanto, poi non lo so voi. Quando Toneschini, perché vi ho già detto, lui li spiega tutti, qua dentro te li spiega tutti, c'è tutta la sezione dedicata all'uomo e ti spiega ogni organo di senso come in realtà non è altro che un trasduttore di urti di materia in segnale elettrico che arriva al cervello e che successivamente viene tradotto in sensazioni. Quelle sensazioni però, ragazzi, non è come per l'animale che c'è una risposta istintiva. Sì, c'è in noi più del tempo, perché essendo uno smartphone sovra
popolato di applicazioni, sapete come funziona lo smartphone? Più ci sono delle app che ti mangiano la batteria. E allora la natura di mantenimento che saggia che fa? Quando cominci a accorgerti ti stai fottendo la batteria, inizia a disattivare delle app. Comincia da quelle, diciamo, dal punto di vista del mantenimento della vita, non dal punto di vista essenziale, a escludere quelle meno rilevanti. Quindi, che ne so, il ragionamento, l'intelletto, le qualità di un certo tipo, per rimanere in minimi. Vuoi sapere cos'è un illico? È un illico, è uno che ci ha disattivato tutta una serie di app perché non c'è energia. Non c'è energia per far funzionare queste altre applicazioni. E quindi, per rimanere in vita, quel telefono, l'unità centrale di quel telefono, deve escludere alcuni sistemi per ottimizzare il funzionamento della batteria. Vi ho già detto che la batteria è tutto, è tutta la colonna. Questa è una batteria sofisticatissima, altro che quella di volta, quei cose così. Sono tantissime, l'unità più piccola è il neurone. Neuroni messi in serie, tra l'altro con... fantastico, sono in polarità, uno è positivo, l'altro che è collegato da questa parte deve essere in negativo e quindi avviene il collegamento. Quando c'è lo squilibrio? Un trauma fisico, un trauma di qualche altro genere che in uno dei due inverte la polarità, questi si allontanano, si inizia a ridurre la tua capacità elettrica. Quando lo rimettiamo a posto? Con la biorisonanza, tecnologie biofrequenziali, ma sugli studi di Todeschini, perché qua c'è un sacco di buffoni che parlano di biofrequenze abbinandole a stronzate di fisica dei quanti. Non c'entra niente, la tecnologia biofrequenziali è solo Todeschini. Le tracce audio 8 Hz, 9 Hz, risontinizzati col pianeta 432, puttanate, inducono degli urti. Non è come lavorare sapendo come funziona il cervello e quindi producendo quelle onde che entro, mi fanno entrare in biorisonanza con quella frequenza. È come se, ragazzi, è lo shuttle che arriva sulla MIR e c'ha l'attacco per passare e iniziare a inserire carburante. E qui è uguale, fa il carica batterie con la frequenza e carica con la parte lì. E allora lì non solo la carica di elettricità vitale, ma metto anche in fase quelle risonanze che sono state sono messe in disequilibrio, il biorifrequenza, biofrequenziale, capite? Lo rimetto in equilibrio totale, totale, ma dovete andare a fanculo. Vabbè, non ce l'ho con voi ovviamente, capitemi con chi è che mi sto riferendo. Per cui dicevo, questo com'è? Sì, no, 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 è qui che voglio arrivare. So perfettamente cosa stavo dicendo. Sì, perché io perdo il filo, ma mica per altro, perché ogni tanto ci sono i vuoti di presenza, allora devo riprendere, ritorno, allora riparto, se no inizio a non passarmi più informazioni, mi dogmatizzo, che non va bene, dogmatizzatevi, no. Quindi stavo dicendo, il caro amico qui, soggetto, quindi riceve una sensazione, questa sensazione l'anima, che è parte del suo, della sua prerogativa, quindi non è nel mondo, interpreta quella sensazione. Alla luce di che? Di come è stata educata. Alla luce del sistema cognitivo che le è stato dato. Quella sensazione viene reinterpretata in base a quello che ti hanno detto essere quella sensazione. Tu una volta nella tua vita hai sperimentato quella sensazione in un certo modo. Piano piano da bambino ti hanno iniziato ad associare a quell'immagine delle parole, perché è giusto, cioè chi ha pensato la macchina l'ha pensata bene, ha detto perché è giusto, questa psiche si deve spiegare poi le cose e quindi ha bisogno di un linguaggio per fare quello, perché l'intuizione non basta, la sensazione non basta, deve spiegarsi la sensazione per produrre maggior consapevolezza. Ti hanno già detto tutto e sei fregato. Interpreti come ti hanno detto che devi interpretare le cose, e quindi è per quello che mi piace tutto questo, perché in realtà questo scardina alla base il nostro sistema cognitivo attuale.
toglie nemici a tutti, perché il nemico fondamentale è lo psichismo. Il punto critico del sistema socio-economico-culturale che noi, nel quale noi viviamo, è il sistema cognitivo, non ce n'è un altro, è lo psichismo il problema, non è quello che succede. Capite? La fisica è così, fluido, di etere in movimento, non ci puoi fare niente. Non c'è la concentrazione, cambi la tua materia, non c'è, capisci, the secret. L'osservatore modifica lo stato dei quanti, ti ho già detto, i quanti non ci sono, non può modificare nessuna materia. Poi a quel livello qui di consapevolezza, che cazzo modifica? La telepatia, vuoi vedere un esperimento di telepatia? Boh. Tieni questo lembo del foglio, no, in fondo, già. Ecco la telepatia. Muovo l'etere e a lui gli arriva l'informazione. Non vale il vuoto, ho mosso l'etere. Quindi in realtà il mio pensiero non è da me a te, il mio pensiero è qui e io lo spingo. Produco un urto che viaggia quindi produce movimento d'etere che urterà i tuoi organi di senso e tu percepirai l'informazione. Questa è telepatia. C'è un'energia e te credo, cazzo. C'è una batteria viaggiante, c'hai tutti i cavi elettrici per farla convogliare, fai il pranoterapeuta o fai il cranio sacrale, quel cazzo che ti pare. Però attenzione, amico bello, ma spiegami una cosa, ma quando tu alla fine della tua giornata che hai fatto le terapie e sei stanco morto, che cosa è successo veramente? Che quello che era lì sotto in deficit di energia ti ha ciucciato tutta la batteria, e quando invece ti senti un bel peperone, così che ci arrivi a casa e ci voglia fare qualsiasi cosa, l'ha ciucciato. Attenzione a dire io muovo, faccio, sono collegato con l'energia. Oggi me lo spiegano questa cosa, fantastico. Mi stavano spiegando come il Reiki. Energia universale, sono collegato al Reiki, che poi non è così perché Reiki è materia astrale, quindi c'è anche niente. Però vabbè, supposto è collegato è. C'ho tutti i vestiti sporchi, passa l'energia, io mi pulisco, sta porcheria dove va? Sul paziente, su quello che sta là sotto. Come fai a fare quello se non c'è un cazzo di integrità? Come fai a prendere un'energia, piuttosto giocati la tua, vediamo un po', ma finiamola, non vogliamo? È che devi sapere, capite, per riuscire a capire come operare. E sapere non significa solo l'informazione, significa iniziare a crescere come anime, capite? Quindi non c'è io c'ho l'anima, quando la mia anima si incarnerà, quando finalmente il mio essere... Questi ci sono dei malati che si danno i nomi interni all'anima. La mia anima è un maestro evoluto, il mio essere, il mio padre che è in cielo, quando incarnerò il mio essere mi guida, tutti drogati. Per paura di ammettere di non essere un cazzo di nessuno, con nessuna qualità particolare, ci dobbiamo inventare la maestria. Che ciò, sì, ci avrai un bel potenziale, dei buoni livelli di energia, ma utilizzati da cosa? Da una gran bella testa di cazzo. Complimenti, fa piacere. Sei un bel ripetente, l'ho già detto come la penso. Per me i maestri sono dei ripetenti. Come quando tu sei a scuola, sei in seconda media, vieni promosso in terza media. Incontri quelli che sono stati bocciati l'anno prima, cazzo sembrano dei geni, e tu gli dai retta, non dici no, ma non lo prenderei mai per un maestro, dici è ripetente, capite com'è che funziona la faccenda. Per cui il gioco è questo, farla crescere quella consapevolezza. Va bene, vengo a dirvi la cosa che taglia definitivamente la testa a tutto il discorso dei canali elettrici e dei fili elettrici. Uno mi può dire no, ma guarda, non è così, perché la rete, allora perché c'è il cristallino? Obiezione. Perché nell'occhio c'è il cristallino. Se non è vero che lui non riceve la luce e quindi la deve tradurre da quell'altra parte, come mai c'è il cristallino? Beh, il focalizzatore dell'onda non è della luce, non è della... La sensazione luminosa si produce a livello dell'anima. Comunque, vengo all'ultima parte. Perché vi ho detto,
come lui individua, quindi c'è l'orecchio, vi spiega tutto come funziona l'orecchio, bellissimo, con la spirale e tutto il resto, ti spiega queste cose, come funziona la lingua con questi canicini e questo specie di coso, un filamento elettrico che poi, chi è? Pronto? Se per me non ci sono, eh? Dai, rispondiamo però. Pronto? Non importa che capita, sta aspettando la prima sera. Pardon, davvero. No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ma chi è? La mia mamma. Visto? Perché niente a caso si muovono certe cose, non si muovono a caso, perché il problema è che noi manco lo vediamo questo ordine di mondo, capite? Qua c'è un sacco di smentecati che parlano di quello quando ancora non abbiamo capito biofisica come funziona. E l'ABC della psiche. Vuoi fare il super evolutore? Comincia dall'ABC. Lo adesso, no, no, ma mi è piaciuta la musichetta, era intermezzo preciso. L'altro giorno mi ha fatto questa intervista, ero su Skype così, no? E ogni tanto sentivo la musica tecnica che passava sotto. C'è uno che mi ha detto, ma che cazzo è questa musica? C'è un'interferenza, però sai, sei in onda lì, ti stanno registrando e dici, ma che cazzo è questa musica? Però sono riusciti comunque a troncare a mezzanotte, mi hanno detto ieri, io sono arrivato dopo a casa, ho visto, vabbè, lasciamo stare altri cazzi. Arriviamo al dunque totale. Praticamente, quindi, c'hai le orecchie, c'hai la lingua, lì le papille gustative, tutte le altre stronzate nella bocca, nel naso c'è quest'altra cosa qui che viene urtata e via dicendo, il tatto. Il tatto, praticamente, ve li elenco, perché i nomi non me li ricorderò mai nella mia vita, ci sono, lui seguendo le linee del sistema, ci sono quello che lui chiama i corpuscoli, e sono, nomi, sono conosciuti in medicina, corpuscoli di Ruffini, Golgi e Mesmer. Come funziona? È fantastico. Cioè, quindi tutto il tuo corpo, tutta l'epidermide, a seconda del punto, c'è un corpuscolo di quella qualità, il corpuscolo di questi tre tipi. Allora, com'è un nervo? Il nervo è fatto di una parte centrale, che viene chiamata anima, ok? Poi c'ha una, cos'è, un isolante, una proteina, una guaina. C'è come un lubrificante. C'è come un lubrificante, ok? E poi c'è alla fine la guaina protettiva, ok? Dove lo scorre? Dove? Sì, certo. L'informazione elettrica cammina sull'anima. Nelle capsule, sapete come sono fatte? Geniali. Praticamente, il nervo nell'ultima parte è spellato come il filo dello stereo. C'è solo l'anima che entra nella capsula e quindi viene mossa e questa cosa produce, quindi gli urti che riceve produce il movimento dell'informazione. È traduzione in diretta. E tutto a seconda. Quelli di Messner più sofisticati, qui c'è della sabbiolina, come le capsule del microfono telefonico, quelle di Bell, e quindi quel sfregolio della capsula viene a produrre questo movimento. Qui c'è corrente di riposo, viene sollecitato, variazione di corrente, l'informazione arriva fino al cervello. Bah! Volete sapere gli organi di moto? Perché anche lì, siamo ancora lì, come cazzo si muove questo braccio? Perfetto, vi dico il nome del corpuscolo. E il corpuscolo si chiama corpuscoli di Pacini. Sempre italiano, eh? Sempre italiano, strano, ha tolto il Messner che, ma sarà, secondo me, è del Trentino attuale, Messner, o della Val d'Aosta, di là, no, Messner no, sarà un cognome di quelle parti, è il Trentino, che anche se non gli piace tanto essere italiani, però insomma... È quello del mesnerismo, quello, eh? Mesnerismo, è quello, quello di... ecco, quello. Allora francese. Eh? Allora francese, Messner. Ah sì, quindi va lo sta. Non è che su tutte sono l'enciclopedia medica, comprate le cose e leggetevelo. Come funziona l'organo di... quindi filamento uguale, filamenti che arrivano, cavo elettrico che arriva nei punti nevralgici dove stanno i tendini. Voi ve lo ricordate l'orologio del quarzo? Sapete perché c'è il quarzo nell'orologio?
non è per bellezza che è prezioso il quarzo. Sai come funziona un orologio al quarzo? No. Te lo spiego. A grandi linee. Allora, cos'è che caratterizza l'orologio? La frequenza. No, più semplice, ragazzi. L'impulso. L'orologio che cosa fa? Misura il tempo. Per misurare il tempo ha bisogno di un impulso di riferimento. Conto gli impulsi, so quanto tempo è passato. Quella è giusto. Frequenza. Ok, va bene. Ma scusa, non vogliamo far polemiche. No. Va bene, frequenza. Okay. Però mi interessa, volevo essere più così, un po' più cagacazzo, no? Puoi giustificare, che cazzo, mi viene a fare a prevaricare l'importanza personale, il collo, no? Allora, come funziona? C'è la batteria, no? Ma questa batteria non è costante, ma viene alternato. Il pulsare di questa cosa dilata e restringe il quarzo, cioè il quarzo ha questa qualità che attraversato da corrente elettrica si espande, se togli l'impulso si restringe. Sono micro movimenti. Sapete chi c'è qua? Quarzo. Il cervello, quella parte del cervello manda un impulso elettrico, viene alimentato, si sposta l'altro perché si gonfia il quarzo. Avete un'idea di che mondo ha descritto quest'uomo? È totale. Solo così noi possiamo uscire veramente da questa schiavitù. Solo veramente guardando a noi stessi con una nuova mappa. Una mappa completamente diversa, rivoluzionaria. Dobbiamo imparare a abbracciare questa cosa. Fatta anche poi di queste sensazioni. Deve essere insieme. Oggettività e soggettività. È inutile che diamo la caccia alla soggettività come qualcosa di brutto di cui liberarsi. No, iniziamo piano piano, progressivamente, cresciamo come psiche, come soggetto. Impariamo a crescere come soggetto fino a quando piano piano acquisiremo quell'oggettività nell'osservazione del campo. Qua c'è gente che si distrugge per raggiungere il grado di oggettività della coscienza. Vedo ancora gente che si permette di parlare di laboratorio alchemico e risveglio della coscienza. Cos'è la coscienza? Cosa devi svegliare? Te la risveglio. Oh, è elettrico, te la risveglio. Vieni qua, ti do un'elettrostimolata. Secondo me ti fa uguale. Perché? Per quante volte ve l'ho detto? E non è che conoscevo la cosa. Da cosa dipende la coscienza? Dall'energia. La coscienza è una possibilità che si manifesti e si realizzi, dipende dai tuoi livelli di energia. Meno energia e meno coscienza, per forza, natura di mantenimento. Ti devo mantenere in vita, sei un mentecatto, consumi tutto in un sacco di app, è WhatsApp tutto il giorno, è WhatsApp, ragazzi, la sera devi WhatsAppare la batteria, cioè la devi mettere sotto carica, perché sennò è consumato, è la sincronizzazione, è lo schermo, e poi non c'è neanche i privilegi di router. Non sei neanche super user su questo smartphone. Ecco, ho trovato battezzato il nuovo uomo. Ti ricordi quando mi avevi buttato quel suggerimento? Stasera c'era un altro, lo smart uomo. Cioè, me le devo inventare. Il primo che parla di smart uomo, sapete già che deve pigliare una coltellata in testa, perché sta rubando a piene mani, perché poi fanno pure queste cose qua. Ma a me non è che mi frega che tu citi, non so se si capisce, è che tu sei un mentecatto, non hai capito niente, l'hai contestualizzato, lo stai utilizzando per imbrogliare altre persone. Quello che a me non mi va, che tu usi le cose che faccio e che dico per imbrogliare altre persone. Non me ne frega niente di essere il copywriter de che? Ma fra 200 anni sono morto, forse. Sì, perché insomma, sto cercando di lavorare, arrivare a 300, che non ci sono troppe cose da fare. Cioè, non è che possono aspettare un altro contenitore nella sta fabbrica. Poi non ho le aderenze giuste, non ho le conoscenze, è tutto.
chissà quell'altra macchina mi ammollano al prossimo giro, e quindi, e poi chissà quanto tempo magari mi fanno aspettare, perché vedi quanti cresco, qua siamo 7 miliardi, vuol dire che siamo in incremento, cioè c'è un'idea, disincarni adesso, è ora che arrivi, c'è tutta la fila di quelli che stanno lì a aspettare un contenitore, no, mi rompi, no, cioè 300 anni, sto capendo come funziona, bene, io mi attacco alla trombata, c'è mica problema. E anche lì, vedi la saggezza della cosa, tu il telefono, lo puoi attaccare alla corrente di rete? No, e non puoi, perché sennò lo fumi, lo svampi, ci vuole un trasformatore, è quello, il trasformatore, le tecnologie di biorisonanza fanno quello, trasformano, quindi lavorano sulle frequenze biologiche, biofrequenziali del cervello. E poi ragazzi, sveglia, cioè l'onda beta non è un'onda, è un fascio di onde all'interno di una banda precisa che va a individuare diverse parti di una stessa regione del cervello. Queste robe le approfondiamo, stasera non la apro questa finestra, ma la apro perché io voglio intrecciare il lavoro di Hammer con tutto il discorso della mappatura delle frequenze, perché ve l'ho già detto, qui siamo, ora stasera abbiamo gettato le basi di tutto, la nuova è lo smart uomo, e nello smart uomo c'è la nuova medicina germanico-italiana, c'è la psicobiofisica, tecnologie biofrequenziali risonanti, e poi, non lo so, ci inventeremo nel tempo qualcos'altro. Però veramente bisogna cercare di agguantare il treno e starci attaccato. E il treno è questa vibrazione particolare che si muove. Questi sono doni dello spirito e non è un individuo, l'ho già spiegato l'anno scorso. Queste frequenze si producono perché c'è un incontro. Io faccio una strada per venire qua, voi fate una strada per venire qua, quando arriviamo qua ci incontriamo. Coloro che saranno insieme nel mio nome, io lì sarò, diceva Gesù Cristo. È la coscienza che parla, è la biofrequenza. Siamo in risonanza perché stiamo cercando la stessa cosa. Se non cerchiamo la stessa cosa, vedete che certe magie non si processano, non si muove quella forza. Ma non è che non si muove perché il capriccioso non vuole. Non siamo allineati, è il fine. Avete presente? Cioè, scusa, quando tu devi sintonizzare un canale sul televisore, cioè, avete mai provato oppure andate tutti in automatico ormai col coso? Però, vabbè, sì, una volta, vabbè, io c'avevo proprio meccanico, che c'era con la rotellina e poi c'era l'ultimo pezzettino del fine che dovevi vedere come cacchio dovevi... E c'entra e finalmente, zan, l'immagine giusta. Un hertz in qua, un hertz in qua e c'è statico. Sapete statico che vuol dire? Adesso non c'è più statico, adesso c'è quadrettini. No, fai versi, quadrettini, digitale, però uguale. Ti sposti tanto così, uno 0, qualche cosa, e sei fuori. E quindi lo fai. E il fine è la giusta risonanza. Frequenze di risonanza. Cioè tutto. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è ancora tutto da esplorare. Forse in questo momento è celato, ma non significa che non è conoscibile, è solo celato, nascosto, occultato. Gli occultisti erano gli studiosi di questa cosa, ma ce ne sbattiamo i coglioni ormai, noi andiamo avanti, cioè esoterismo, occultismo, alchimia, basta, li abbiamo compresi, li abbiamo tritati, sono 2 anni che lavoro con le persone a tritare tutte queste informazioni. Siete venuti un'altra volta perché aspettare che stasera vi facevo pure il tarocco dopo che ho fatto le conferenze sui tarocchi, ma stasera consulte per tutti. Che sono? 11. Buonanotte. Ci vediamo mercoledì prossimo con chi c'è. Chi non c'è, buonanotte.